Ben ritrovati ancora in diretta sulle Fonti TV, benvenuti a Trading the Market, sono esattamente le 17, dunque mezz'ora alla chiusura dei listini europei. Intanto partiamo da Wall Street, il Dow Jones ha aggiornato i massimi storici attualmente a 35.867 punti e dunque sta cedendo un po' di terreno, ma comunque al di sopra dei livelli di ieri, più 0,36% di rialzo, bene anche l'S&P 500 che guadagna lo 0,65%, il Nasdaq Composite più 0,90% e dunque stiamo vedendo questa accelerazione, in particolar modo grazie ad Amazon che guadagna quasi il 3%, bene anche il comparto dei semiconduttori al rialzo dello 0,85%, bene le banche, scusate, e naturalmente uno dei grandi protagonisti, a parte il tech, rimane Tesla, che fra le altre cose potrebbe essere considerata anche come un'azienda tech in quanto innovatore, 4,84% di rialzo a 1.074 dollari per azione. General Electric anche al rialzo del 3,16%, questo in scia delle trimestrali che abbiamo visto qualche istante fa. Questa è invece la situazione in Europa, il FTSE MIB guadagna lo 0,64%, vicinissima comunque ai 27.000 punti, 26.986, il CAC 40 di Parigi lo 0,9% di rialzo, bene anche il DAX di Francoforte che guadagna poco più di un punto percentuale. Sul fronte euro-dollaro siamo a quota 1,1594, dunque rimane un cambio importante in quanto giovedì sarà la riunione della BCE, potrebbe esserci ovviamente qualche movimento anche sul fronte del mercato obbligazionario, lo spread rimane a 106 punti base, i rendimenti decisamente al rialzo sia in Europa che negli States, questo è il decennale USA ad 1,64, dunque faremo il punto sulle banche centrali, pressione inflazionistica e rialzo, ma soprattutto per quanto concerne ecco la stagione delle trimestrali USA, particolarmente interessante questa settimana perché sotto la lente rimangono i grandi protagonisti del tech. Siamo in compagnia come di consueto di Filippo Diorovic, Senior Market Analyst di IG. Buon pomeriggio Filippo, ben ritrovato. Grazie mille, buon pomeriggio. Filippo, nuovi massimi storici per il Dow Jones, te lo aspettavi? Non me l'aspettavo in maniera così accelerata e veloce che ha mostrato, insomma, in queste ultime sedute è tornato fortissimo entusiasmo grazie alle trimestrali, a positive trimestrali, a qualche vicenda societaria e al momento probabilmente, visto che il meeting della Fed è ancora lontano, che è il 2-3 novembre, gli investitori continuano a investire proprio sul mercato azionario americano, anche tenendo conto che il mercato obbligazionario non è particolarmente interessante, e per questo continuiamo a vedere un rally fortissimo. I risultati delle società americane sono stati particolarmente brillanti, hanno dato fiducia proprio agli investitori, come detto ci sono dei casi come quello di Tesla che hanno portato poi ancora più entusiasmo sui mercati azionari. Assolutamente sì, infatti parlando di Tesla ribadiamo nuovamente, anzi vorrei far vedere real time il grafico di Tesla perché ciò che sta facendo è strepitoso, e dunque Tesla entra in un club molto molto esclusivo, il club dei 1.000 miliardi, soltanto le aziende che fanno parte dei cosiddetti FANG ci sono dentro, ci sono tanti alti e bassi per carità, però dunque quali sono i tuoi target price per quanto concerne Tesla fino a fine anno? Dunque è possibile proseguire con gli stessi ritmi? Allora la notizia è stata straordinaria, quella del club 1.000 miliardi, raccontiamo anche come è arrivata, perché è stata la scelta di una grande compagnia di car rental che è Hertz, che ha portato questo nuovo ordine da 100.000 autovetture per il 2022 di modelli 3 di Tesla, e questo ha portato tantissimo entusiasmo sull'azienda, e gli acquisti sono partiti dai $900, il titolo è salito ben sopra i 1.050, adesso ha quasi tentato di arrivare a $1.100, portando il titolo, come tu hai ricordato, a 1.000 miliardi di capitalizzazione, e fa parte di questo club solamente con Apple, Alphabet, Microsoft e Amazon, ed è stata la seconda azienda più veloce ad arrivare a questo 1.000 miliardi di capitalizzazione solamente dopo Facebook. Che però hai visto Facebook... il tweet di Vincenzo Longo? No, ho visto la notizia è stata mandata su
più siti finanziari e il successo, anzi il tweet più che altro visto quello di Elon Musk. Elon Musk è stato molto divertente, il tweet di Elon Musk che ha pubblicato questo Wild Times, però con un gioco di parole, proprio con diciamo un trilione o 1.000 miliardi di capitalizzazione. Infatti e lo stiamo facendo vedere. Quindi... Altra cosa molto interessante è che la prima azienda al mondo a raggiungere 1 trilione di valutazione, di capitalizzazione, avendo il proprio debito junk. Perché ricordiamo, la valutazione sul debito di Tesla è diciamo spazzatura, non è ancora un investment grade, ma per quale motivo? Perché comunque Tesla è molto indebitata e al momento il prezzo delle azioni di Tesla vive sulle aspettative, sulla crescita della compagnia per il futuro. Questo cosa significa? Che il rapporto price earning, che è un rapporto che si usa in maniera, nell'analisi fondamentale per capire se un'azienda è sopravvalutata o sottovalutata, al momento è su livelli altissimi, è il titolo con il price earning più elevato tra le società ad alta capitalizzazione. E questo porta a credere che ci sia una sopravvalutazione rispetto ai fondamentali di Tesla. O altrimenti gli investitori credono veramente tanto nella capacità di Elon Musk di crescere nel lungo periodo, di portare utili e ricavi in forte crescita. Questo dipenderà però se Elon Musk riuscirà a mantenere le promesse di aumentare la produzione. Ricordiamo, nel 2020 500.000 consegne Tesla, nel 2021 siamo già a 650.000, dovrebbe arrivare sopra le 800.000. Nel 2022 deve ben superare il milione di consegne di autovetture. Probabilmente le cosiddette Gigafactory che si sono adesso stanno finalizzando, sì, ad Austin e a Berlino dovrebbero riuscire a portare questo risultato. Quindi, tornando alla domanda principale, quali sono le aspettative di prezzo di Tesla? Nel breve, a mio avviso, finito questo entusiasmo, si dovrebbe stabilizzare intorno ai $1,000, quindi finito questo FOMO, questo fear of missing out per quanto riguarda gli acquisti di Tesla, si dovrebbe stabilizzare a $1,000 e mi aspetto però una correzione importante poi nelle prossime settimane, quando finirà con questo entusiasmo che ha portato il titolo in forte ipercomprato. Ah, ok, quindi dunque potrebbe esserci qualche correzione, non solo, infatti stavo per chiederti se appunto la performance rispecchia i fondamentali. Poi bisogna dire che c'è stato qualche trimestre consecutivo di utili e soprattutto utili sopra le attese. Assolutamente sì, che l'azienda è migliorata notevolmente per quanto riguarda il sistema industriale, le proprie capacità produttive, però ancora a mio giudizio siamo su livelli di sopravvalutazione. Si crede molto che tutte le richieste di autovetture passeranno verso il mondo elettrico, ma ricordiamoci, ci sono anche i competitors. Tesla non è l'unica sul mercato elettrico che produce auto, ricordiamo anche i grandi passi in avanti fatti da General Motors, anche aiutata dallo Stato americano, perché ricordiamo prima con le altre amministrazioni era un po' Elon Musk il prediletto per quanto riguarda i sussidi statali, e invece adesso sono passati anche con l'amministrazione Biden verso altre compagnie, visto che anche Elon Musk questo l'ha twittato più volte, un po' per invidio, gelosia, ma quindi le aspettative sono comunque positive per quanto riguarda le capacità di Elon Musk di aumentare la produzione. Per quanto riguarda la valutazione del titolo, incomincia a essere un po' forse troppo ipercomprato, quindi crediamo in una correzione, non adesso perché adesso c'è ancora l'entusiasmo sul titolo, ma nelle prossime settimane ci potrebbe essere una correzione importante. Ecco, questo era molto interessante. Intanto però i competitor principali di Tesla rimangono le società cinesi, intanto almeno per il momento. Intanto volevo sentire il tuo parere invece su Facebook, in quanto decisamente è stato sotto pressione. Abbiamo vissuto le operazioni sopra le attese, però i ricavi in calo, innanzitutto ha avuto tantissimi problemi per i cosiddetti Wall Street Journal Papers, ovvero The Wall Street Journal Files, che sta andando avanti da circa un mese. Dopo la crisi di Cambridge Analytica c'è stato un recupero importante. Credi che a lungo termine, alla lunga naturalmente, adesso dal grafico stiamo vedendo che Facebook nell'ultimo mese ha ceduto quasi il 9%, nell'ultima settimana quasi il 5%, gran parte di questi 5% è dovuto però alla performance di oggi che cede circa il 2,39%. Volevo capire se alla lunga
riuscirà, come dire, a sopravvivere a queste pressioni anche sotto punto di vista regolamentazione? Allora, crediamo che per quanto riguarda Facebook non abbiamo aspettative molto positive, e lo spiego per l'argomento. Innanzitutto si sta notando un forte calo per quanto riguarda le registrazioni, i nuovi utenti. Sono recenti le notizie che soprattutto i giovani, che erano il grande motore di crescita di Facebook, le iscrizioni hanno rallentato in maniera notevole. I problemi legali, le questioni della whistleblower che ha portato una fortissima perdita di reputazione per quanto riguarda il titolo, ci lascia credere che, nonostante che ricordiamo il gruppo Facebook comprende anche Instagram, comprende anche WhatsApp, i problemi legati anche ai server di Facebook, perché ricordiamoci gli outage che ha avuto nei giorni scorsi a livello globale, ed è chiaro che questo potrebbe portare a una performance non particolarmente positiva, ecco, per quanto riguarda i prossimi mesi, a meno che Zuckerberg, che si è insomma dimostrato un grandissimo imprenditore, anche lui con grandi capacità innovative, non riesca a trovare una soluzione e a ricostruire o comunque a rimediare ai problemi che ha avuto recentemente. Altro problema che non abbiamo ancora menzionato è stato poi anche le decisioni di Apple di cambiare le direttive sulla privacy, insomma la scelta per quanto riguarda il tracking delle attività, e questo ha portato chiaramente un impatto negativo per Facebook, che poi rivendeva, insomma sappiamo come anche gestiva i dati personali Facebook, e questo è stato sicuramente una forte perdita di ritorni per quanto riguarda il gruppo. Sì, questo però nell'ultimo trimestre, in quanto Apple ha introdotto questo iOS 14 ad aprile, dunque un impatto che c'è da pochissimo tempo, e purtroppo per questo motivo, ecco, l'outlook non è molto positivo, ma ci aveva comunicato lo stesso anche Snapchat. Impressionante il buyback però di 50 milioni di dollari, miliardi scusate, di dollari, e non soltanto la nuova società Facebook Reality Labs, in cui ci saranno, ecco, tantissimi investimenti, sarà una società tra virgolette da parte della società Facebook e delle proprie piattaforme, perché si, ecco, occuperà di cose diverse. Già hanno annunciato un meno 10 miliardi di dollari per quanto concerne i profitti operativi per il 2021, perché investiranno appunto in questa nuova società. Dunque, previsioni non troppo positive di lungo termine di IG. Intanto parliamo invece delle vostre attese per quanto concerne le trimestrali di stasera. Vedremo Twitter, vedremo i numeri di Microsoft, vedremo ecco, i numeri di tantissime altre società molto molto interessanti. Quali sono le vostre attese? Allora, dico subito, la nostra preferita è AMD, Advanced Micro Device, che pubblicherà i dati stanotte, perché nella guerra dei produttori di chip è quella che sta, assieme a Nvidia, riuscendo a evidenziare le performance migliori. Intel un po' è il grande malato di questo comparto, e lo vediamo anche per quanto riguarda le performance in borsa. AMD è stata ricostruita dal nuovo CEO, ormai da qualche anno, però insomma in questi anni dove AMD stava sparendo, il nuovo CEO Lisa Su è riuscita a riportare insomma l'azienda su performance notevoli, sia da un punto di vista di risultati sui conti trimestrali, ma anche da un punto di vista produttivo. Altro grande titolo da guardare con particolare attenzione è Microsoft, perché soprattutto per quanto riguarda la guerra del cloud, è il secondo nel market share, come quota di mercato, dietro ad Amazon. Amazon, ricordiamo, pubblicherà i dati giovedì notte insieme ad Apple, quindi sarà molto interessante vedere cosa ha fatto Azure rispetto ad Amazon Web Services, che si è riuscito insomma a riconquistare un po' di territorio, perché comunque Microsoft è riuscita in maniera molto efficiente a ricostruire tutto il proprio business e a diventare ancora una società molto efficiente proprio per la conquista del mercato cloud, che è un mercato con un potenziale sempre in crescita, e che tante società, non solamente Microsoft ma la stessa Google,
che è la terza come quota di mercato con un 10%, e pubblicherà i dati anche lei stasera, sicuramente altro titolo da guardare con particolare attenzione. Come detto, questa è la settimana dei big, quindi la cosa a mio avviso interessante anche per quanto riguarda i numeri di Apple e Amazon sarà soprattutto Apple e Amazon, l'outlook per quanto riguarda l'holiday season, quindi la stagione invernale, la stagione natalizia, visto che i dati, le nostre aspettative su questi dati qua sono positivi per quasi tutte le grandi aziende che pubblicheranno i dati questa settimana, ma la differenza per quanto riguarda le performance in borsa dipenderà dall'outlook, quindi quale sarà la guidance per il prossimo trimestre, che è un trimestre fondamentale soprattutto per aziende come Apple e come Amazon, che vivono per quanto riguarda soprattutto la maggior parte dei ricavi è nella stagione natalizia. Allora, questo è il nostro mystery chart, ovviamente parlando di aziende di alta capitalizzazione, ha già ricevuto qualche risposta positiva. MP, il nostro telespettatore, scusate, però non si vede il nome, si vede soltanto MP, ha appena risposto correttamente. Dunque Filippo, lascio la risposta come sempre a te. Allora, il grafico misterioso era Amazon. Amazon, come detto, pubblicherà i dati fra qualche giorno. È un grafico molto interessante perché ha un supporto molto evidente in area appena di sotto di $3,200. È un titolo che nelle ultime performance non è stato particolarmente positivo, nonostante aveva fatto un tentativo di rialzo da inizio ottobre, quando insomma è partito da quei minimi intorno all'area 3180, era ritornato verso quasi quota 3450, e poi insomma siamo ridiscesi verso quota 3400. Quindi bisogna fare attenzione per quanto riguarda questo titolo, perché se dovesse, ecco, superare 3450, 3500, può essere sicuramente un ottimo segnale per ritornare insomma ai grandi massimi che aveva segnato negli scorsi mesi. Attenzione, come detto, a quel supporto in area 3180 che regge un po' tutto l'impostazione tecnica positiva di medio-lungo periodo, quindi se dovesse cedere quel livello si andrebbe verso il basso. Solamente, ecco, due informazioni per quanto riguarda i dati. Ho parlato tanto di Amazon Web Services perché è sicuramente un dipartimento che sta facendo insomma degli importanti margini per quanto riguarda Amazon, però Amazon è una società che è multi attività, perché ha un po' interessi in ogni settore, quindi sarà interessante vedere anche i dati di Amazon Prime Video per vedere insomma se è riuscito un po' a scalfire a colpire un po' gli altri due che al momento hanno una quota di mercato maggiore, che sono Netflix e Disney Plus, e poi anche ovviamente il dato sull'e-commerce, che è sempre stato il core business di Amazon, se è riuscito ancora a evidenziare margini di crescita. E dunque, ultimissimo argomento, dopo aver fatto il punto naturalmente sulle trimestrali, è l'appuntamento clou per i mercati, ovvero la BCE questo giovedì. Dunque, voi a che cosa farete attenzione in particolar modo? Cioè, vi aspettate qualche accenno alle pressioni inflazionistiche a rialzo? Qui stiamo assistendo da parte di Lagarde al rincaro bollette che poi riguarda naturalmente l'intera Unione Europea, anzi una crisi che si espande sempre di più, va oltre il vecchio continente almeno per il momento, e ho invece più focus sul quantitative easing, che può essere visto anche APP o il PEP. Sì, allora la seduta, il meeting di questa settimana potrebbe essere interlocutorio, perché insomma l'hanno già dichiarato che si guarderà tutto e si prenderanno le decisioni strategiche nel meeting di dicembre. Però potrebbero uscire degli indizi. Tu hai parlato o di inflazione o di piano di quantitative easing, che sono i due punti principali. Sull'inflazione, a mio avviso, non si sbilanceranno ancora, perché dovranno comunque guardare i dati. Il discorso sull'inflazione nella zona euro è molto complesso, perché ogni paese ha un'inflazione diversa, quindi abbiamo il sud Europa con inflazione abbastanza bassa, soprattutto per esempio anche l'Italia, che poi è soprattutto sostenuta dai prezzi degli energetici, mentre in nord Europa il discorso è diverso, l'inflazione è sostenuta anche da aumenti salariali,
da costi delle materie prime, non solo energetiche, in forte aumento, quindi è anche quindi un'inflazione ancora più strutturale rispetto a quella al momento transitoria che possiamo vedere in Italia. Per questo quindi è molto complesso quindi fare una previsione ecco, per quanto riguarda le scelte della BCE sul discorso della stabilità dei prezzi. Christine Lagarde sta apparendo anche spesso sui media mainstream a parlare un po' di tutto, quindi sappiamo anche un po' la sua opinione per quanto riguarda ecco, questi temi, e al momento insomma non ha espresso ecco, delle posizioni chiare su per esempio un aumento del rialzo dei tassi, un rialzo dei tassi di interesse per quanto riguarda il 2023 o il 2024 ecco, in Europa. Ecco, l'altro elemento invece però è il piano di quantitative easing, che lì si potremmo avere qualche indizio su cosa... Scusami se ti interrompo, stai parlando dell'inflazione che è diversa nei diversi paesi, però è difficile, come dire, tra virgolette, ignorare un'inflazione in Germania che si avvicina al 5%, adesso forse sono un po' esagerate, si avvicina al 5%, però comunque rimane altissima, e quanto è credibile questa argomentazione della temporaneità a questo punto, in quanto... diventa un po' poco credibile, nel senso, guardando i numeri in Germania, magari anche in Spagna, Italia non è un problema per il momento, anche se si fa sentire anche qui. È come detto, è molto complesso perché la paura di tutti i banchieri centrali. Però è credibile la loro argomentazione? È credibile sul discorso soprattutto energetico. I prezzi energetici in questo momento sono in forte rialzo perché ci sono insomma i colli di bottiglia nel sistema industriale, c'è cioè mancanza di lavoratori e i prezzi insomma degli energetici sono saliti notevolmente, visto che sono fortissima domanda, bassa offerta a causa della pandemia, che è stato uno shock soprattutto dal lato dell'offerta, e questo ha portato a fortissimo rialzo dei prezzi degli energetici. Questo è un carattere temporaneo. Altro discorso è soprattutto in alcuni paesi nordici, e o per esempio negli Stati Uniti, perché insomma anche negli Stati Uniti hanno lo stesso problema, molto simile, c'è mancanza di lavoratori. E cosa succede? Che le imprese fanno delle offerte di lavoro a prezzi, a salari maggiori, e gli stessi lavoratori stanno rinegoziando i propri contratti, perché se c'è inflazione perdono potere di acquisto, quindi richiedono un salario maggiore, e sta nascendo in questi paesi, negli Stati Uniti e in alcuni paesi del nord Europa, la cosiddetta spirale sì. Salari-inflazione. E questo ha un carattere strutturale, non è più temporaneo. Per questo quindi in alcuni paesi sta assumendo un carattere strutturale che è preoccupante, è molto preoccupante, e quindi mi aspetto infatti che i banchieri centrali del nord Europa diranno che bisogna togliere il prima possibile gli stimoli monetari e pensare a un possibile rialzo dei tassi. Magari non nel brevissimo, però non neanche troppo nel lunghissimo periodo, anche perché sono qualche banca centrale del nord Europa ha fatto rialzo dei tassi, come la Norvegia, e insomma l'economia norvegese non è tanto differente rispetto all'economia finlandese che fa parte della zona euro. Quindi sarà sicuramente una riunione molto interessante per capire se ci sarà ecco, qualche indizio sulle prossime strategie della BCE. E anche a livello di QE e tassi di interesse? Sì, per quanto riguarda il QE sappiamo che sono due sui piani che in funzione, il PEP e l'EPP. PEP scade a marzo 2022 e molto probabilmente si deciderà di rafforzare il piano EPP, che adesso è solamente di 20 miliardi di euro di acquisti mensili, lo si aumenterà e lo si renderà soprattutto più flessibile. Quindi se sarà necessario si faranno più acquisti del dovuto, se invece non sarà necessario perché le economie saranno in grado di andare da sole, si faranno meno acquisti. Teniamo conto che i banchieri centrali hanno sempre l'incognita della pandemia, perché sappiamo che in alcune zone dell'Europa la pandemia è ritornata ad aumentare i contagi, e questo comunque crea qualche incertezza agli stessi banchieri.
E dunque, proprio in un flash, perché siamo un po', abbiamo un po' sfiorato, però non posso non chiederti sull'euro-dollaro, proprio in vista alla BCE. Vista la BCE, l'euro-dollaro ha recuperato un po', aveva perso tantissimo, era stato fortemente debole rispetto al dollaro, scendendo anche sotto quota 1,16, adesso è ritornato sopra 1,16. Non mi aspetto però una BCE molto hawkish, quindi sarà, manterrà le politiche monetarie ultra accomodanti, quindi può magari recuperare ancora qualcosa, ma a mio avviso, visto che la Fed poi sarà meno accomodante rispetto alle previsioni, comunque è molto probabile che introdurrà il processo di tapering, quindi mi aspetto comunque un euro dollaro nel medio periodo in ribasso, quindi su questi valori magari può arrivare anche a 1,1680, 1,17, ma poi continuerà il downtrend. Grazie mille a Filippo Diorovic, Market Analyst, Senior Market Analyst di IG. Grazie, alla prossima occasione. Grazie a voi, buona serata. Prima di lasciarvi in compagnia di Le Fonti Awards, un'edizione speciale di Le Fonti TV, questa è la chiusura europea, il FTSE MIB più 0,63% e dunque leggermente al di sotto della soglia dei 27.000 punti. Il CAC RAN di Parigi chiude la giornata a rialzo dello 0,86% insieme al DAX di Francoforte, addirittura a poco più di un punto percentuale. Invece sul fronte mercato obbligazionario, lo spread tra BTP e Bund in netto allargamento a 106 punti base, il decennale italiano allo 0,94%, il decennale USA ad 1,63%, un accenno naturalmente ai titoli migliori a Piazza Affari e ai titoli peggiori. Ecco, lo scenario rimane uguale a quello di qualche istante fa, e cioè i migliori Pirelli, Interpump, STM, Unicredit, sul fondo invece Campari che cede poco più del 4%, Amplifon, Saipem e Moncler. Questo era tutto da parte nostra, grazie mille come sempre per averci seguiti, grazie per le vostre domande e risposte, e vi lascio in compagnia di Manuela Donghi e Giacomo Comino con un'ennesima edizione di Le Fonti Awards.